Seguirà successivamente un impegno fattivo del presidente nei confronti di Simone con una nomina, credo, nell'acquedotto pugliese, molto probabilmente nell'acquedotto pugliese. Questa cosa chiaramente non sarà detta il giorno del 19, la dico a voi perché siete il nucleo, diciamo il seme fondativo di questa nostra idea. Consigliera Raricchia, come tutti ha ascoltato il messaggio della moglie di Simone di Cagnova Brescia, intanto qual è il suo commento? Beh sì, l'ho ascoltato e quindi di conseguenza credo che sia opportuno che Emiliano venga subito a riferire in aula rispetto a quanto abbiamo sentito, venga a dire qual è la sua verità rispetto appunto al messaggio che è stato sentito. Fosse così, sarebbe assolutamente molto grave, nel senso che un presidente di regione, tra l'altro, che promette un posto in un'agenzia pubblica, in un ente pubblico, per fare aggregazione politica, appare grave. Fosse vero, esatto, sarebbe gravissimo, ma sarebbe purtroppo l'ennesimo esempio della maniera in cui Emiliano utilizza delle società, delle agenzie, tutti, diciamo, enti che dovrebbero fornire dei servizi ai pugliesi, ma che purtroppo non forniscono, o almeno non all'altezza delle aspettative dei pugliesi, li utilizza evidentemente per suoi accordi personali, per le sue scalate, la sua scalata partitica, elettorale, appunto, e di conseguenza. Certo, sarebbe gravissimo, per questo è urgente che lui venga a dirci la sua verità rispetto all'audio che abbiamo ascoltato. Probabilmente anche un po' di timore rispetto a quello che accadrà tra qualche mese con le elezioni per arrivare a promettere un posto pubblico ad un suo acerrimo nemico storico. Sì, il trasformismo di Emiliano l'abbiamo anche visto proprio recentemente in aula, quando la sua maggioranza, quando si è sentita a un certo punto libera di votare liberamente, appunto come nel voto segreto per la partecipazione, non ha perso occasione per affossarla, quella legge sulla partecipazione. Quindi il trasformismo è problematico anche perché è la causa dello stallo in cui è attualmente la nostra regione. Io dico che destra e sinistra sono liberi, alla fine hanno tutto il diritto di tenersi i privilegi, di aumentarseli, di fare i loro accordi, ecco, purché ovviamente poi siano valutati, siano giudicati da parte dei loro elettori che potrebbero decidere se finalmente alle prossime elezioni dare loro o l'ennesima elezione o se dare loro veramente finalmente una bella lezione. Però quello che non hanno il diritto assolutamente di fare, o almeno non lo faranno con il silenzio del Movimento 5 Stelle, è utilizzare dei luoghi pubblici, le funzioni pubbliche, non per garantire i servizi ai pugliesi per cui pagano per quei servizi, ma per i loro interessi e per le loro alleanze. Questo non glielo permetteremo certamente. Seguirà successivamente un impegno fattivo del Presidente nei confronti di Simone con una nomina, credo, nell'acquedotto pugliese, molto probabilmente nell'acquedotto pugliese. Questa cosa chiaramente non sarà detta il giorno del 19, la dico a voi perché siete il nucleo, diciamo il seme fondativo di questa nostra idea.